Ciao a tutti, nuovi o veterani nel mondo dell'aviazione. Io sono Raed. Nello scorso video mi sono dimenticato di dirlo. Vabbè, comunque, ovviamente dovrebbe essere una cosa così. Bentornati sul tutorial sull'ATR. Oggi, finalmente, so che lo aspettavate, parliamo dell'accensione dei motori. Sarà un pochettino più lunga rispetto a un'accensione dei motori normale, un normalissimo tutorial come gli altri che ho fatto sull'accensione dei motori, perché l'ATR ha due modi di accendere i motori, ha due modi di stare a terra, fatemi passare il termine. Abbiamo una, diciamo, una modalità convenzionale, quindi con la ground power, la GPU, e poi abbiamo una modalità particolare che ha soltanto l'ATR, che è la hotel mode. Ve ne parlerò meglio dopo della hotel mode, ma di base è letteralmente come avere una PU, solo che l'aeroplano non ha una PU e quindi utilizza il motore 2 e il fatto che sia acceso per generare energia e bleed. Ma abbiamo un'elica davanti e il fatto di avere un'elica che gira non è proprio sicurissimo. Allora, quest'elica qua viene fermata, viene bloccata da una ganascia idraulica che blocca l'elica e quindi permette al motore di girare, fornirci energia, e quindi noi possiamo benissimo andare a usufruire di tutti gli strumenti che abbiamo nella nostra cabina, e i passeggeri possono avere la luce per vedere dove mettono i piedi quando entrano nella cabina passeggeri, e possono avere l'aria condizionata, che comunque nei posti in cui vola l'ATR è molto importante. L'accensione in hotel mode si fa tornando un passo indietro rispetto alla pre-flight, quindi lo facciamo dopo. Iniziamo a parlare dell'accensione convenzionale, ok? Che è quella con la ground power unit. E qua si fa invece al contrario. Questo perché tutti i sistemi di terra sono collegati sulla parte destra dell'aeroplano. Sulla parte destra dell'aeroplano c'è anche il motore 2. Essendo un aeroplano a elica, chiaramente l'elica crea un grosso problema dal punto di vista logistico, anche perché normalmente su un aeroplano di linea tutti gli attacchi per la ground power eccetera eccetera sono sul muso. Questo è un aeroplano più piccolo, quindi diciamo che tutti gli accessi sono attaccati nella parte del vano carrello, perché c'è molto spazio. Anche i packs del sistema di aerazione sono all'interno del vano carrello, e anche l'idraulica all'interno del vano carrello, perché è l'unico posto in cui c'è spazio. Quindi tutti gli attacchi sono da quella parte. Normalmente su ogni aereo elica, succede anche per il DC-6, si accende il motore dalla parte opposta rispetto a dove si trovano questi sistemi di terra. Quindi noi andremo ad accendere il motore 1 prima. Il motore 1 ci fornirà energia, idraulica, bleed, eccetera eccetera. I nostri addetti di terra toglieranno la ground power unit, l'air unit, qualunque cosa ci sia, e poi possiamo accendere il motore 2, ok? Come si fa? Adesso vi spiego. È molto semplice in realtà l'accensione dell'ATR, è veramente semplice, un pochettino simile a quella del 310, abbiamo soltanto una cosa in più da fare, ok? Che in realtà neanche una cosa in più, ora che ci penso, perché poi in un aereo normale si mette la fuel shut off, si mette su idle, e in questo aeroplano si mette la condition lever su fader, ok? La condizione da fuel cut off a fader fa attivare le pompe carburante, quindi fa entrare il flow di carburante all'interno dei motori e dà alimentazione, quindi è abbastanza semplice. Iniziamo con i controlli, ok? E intanto, prima di accendere il motore, vi spiegherò qual è la sequenza, perché la sequenza è un pochettino veloce, quindi è giusto che prima ve la spieghi, poi ve la faccia vedere. Allora, andiamo sul nostro overhead e dobbiamo fare una final checklist, ok? Una before start checklist, in realtà normalmente si chiama, per essere sicuri che i sistemi di accensione e l'aeroplano sia pronto per essere appunto acceso. Innanzitutto, l'abbiamo fatto nella pre-flight, lo facciamo anche prima di accendere i motori, facciamo uno scan generale di tutti i pannelli, ok? E
Ed è molto semplice perché l'importante è che non ci siano delle luci bianche. Quindi noi con un colpo d'occhio possiamo controllare che tutto l'overhead non ha delle luci bianche, a parte quelle che ci aspettiamo. In questo momento abbiamo le fuel pumps che sono su off e abbiamo i probit che sono su off. I probit si accenderanno quando il personale di terra si sarà allontanato dall'aeroplano. I probit sono il riscaldamento delle prese statiche, che sono quelle che permettono di avere i dati di volo dell'aeroplano, quindi altezza, velocità, eccetera, eccetera, e vengono scaldati a una temperatura molto alta. Quindi se per caso, soprattutto sul nostro aeroplano perché è molto basso, se per caso un addetto di terra toccasse per sbaglio uno di questi sistemi, si scotterebbe, ok? Quindi non è carino. Quindi i probit si accendono nel momento in cui l'aeroplano è libero da qualunque persona intorno e si spengono dopo l'atterraggio, così che abbiano il tempo anche di raffreddarsi. Quindi lo scan dell'overhead l'abbiamo fatto. Andiamo ad accendere le fuel pumps, ok? Di base, adesso in questo momento andremo a accendere tutti e due i motori, quindi possiamo accenderle tutte e due, ok? Vediamo che hanno una lucina verde run, ok? Quando accenderemo il motore si spegnerà perché il flow del carburante sarà entrato. Utilizza il principio del tubo di Venturi, ok? In cui nella parte più larga abbiamo più pressione perché ci sarà una parte più stretta in cui la velocità aumenterà, la pressione diminuirà, ok? Quindi si crea questo questa discrepanza tra le pressioni che permettono di risucchiare in automatico il carburante. Però c'è bisogno di un prime a questa cosa. Quindi la pompa carburante fa partire questo processo, il motore si accende. Nel momento in cui il motore si accende avremo questo circuito continuo di carburante, ok? È facilitato questo sistema rispetto a un aerodilinea. Questo perché i nostri motori sono letteralmente sotto i serbatoi, quindi è molto semplice il feed del carburante nel motore. Sul normale aereo di linea i serbatoi sono sparsi per tutto l'aereo, quindi hanno bisogno delle pompe carburante, e che sono più di una oltretutto. Quindi in questo momento abbiamo le due pompe carburante che sono su run, e facciamo un check a U. Quindi controlliamo che le porte siano completamente chiuse. Molto importante le porte, soprattutto di sinistra, che siano completamente chiuse. Controlliamo appunto che le pompe carburante siano su run e che le feed low power, le luci gialle, siano spente, ok? Continuiamo a scendere e andiamo ad accendere le beacon, quindi avvisiamo il personale a terra che stiamo per accendere il motore, e poi andiamo sull'engine start. Allora, il pannellino dell'engine start funziona molto simile a quello del 310, anzi probabilmente quasi lo stesso. Abbiamo più posizioni: off e start abort. Quindi posizione di off, il sistema è spento, oppure la posizione in cui viene abortito l'avviamento del motore. Abbiamo una posizione crank, in cui il motore gira a vuoto, tra virgolette, che serve per raffreddare il motore nel caso in cui ci fosse una riaccensione, un secondo tentativo di accensione dopo un primo tentativo, ok? Quindi il motore è caldo, le temperature sono troppo alte per tentare un'altra accensione, il motore viene fatto girare. Oppure viene fatto girare per manutenzione, ok? Ce l'abbiamo su ogni aereo, la posizione crank. Andatela a cercare poi, sugli aerei che volate, andate a cercare la posizione crank e dovrebbe funzionare. Sia sul 320 che sul 737 funziona, ed è... non ce ne facciamo niente noi nel simulatore, però è curiosa come cosa. Poi abbiamo tre posizioni degli igniter. Abbiamo due igniter sul motore, che sono letteralmente quelli che danno la scintilla per far iniziare la combustione all'interno del motore, ok? E ce ne sono due, uno da una parte e uno dall'altra, all'interno delle camere di combustione, e letteralmente sono messi lì per ridondanza, ok? Noi, appunto per evitare che uno si usuri più dell'altro, andiamo a utilizzare un igniter per dei giorni e un igniter per l'altro. Dipende dalla compagnia. Ci sono compagnie che nei voli con i numeri pari, quindi il numero del volo pari, utilizzano lo starter A.
E c'è chi nei numeri dispari e nei voli dispari utilizza lo starter B. C'è chi nei giorni pari utilizza lo starter A. C'è chi nei giorni dispari utilizza lo starter B. C'è chi si sveglia al mattino male e utilizza uno. È uguale, ok, ognuno ha la sua tecnica. Il manuale in realtà consiglia giorni pari, giorni dispari, perché è il modo migliore ovviamente per mantenere questa cosa. Quindi starter A i giorni pari, starter B i giorni dispari, oppure il contrario, è identico, ok? Cioè dipende, potete farvela voi, ok? Il manuale dice starter A i giorni pari, starter B i giorni dispari, ma anche se fate il contrario è identico. Però, c'è un però, una cosa importantissima è che il primo volo della giornata si faccia con tutti e due gli igniter accesi, quindi tutti e due gli starter accesi. Quindi girando la manopola su start AB, che è l'ultima posizione, andremo ad utilizzare tutti e due i sistemi. Questo permette anche di accendere il motore, che è freddo, ok, e di accendere il motore con più sicurezza, ok. È una questione di, appunto, sì, di sicurezza nell'accensione. Una volta selezionato lo starter, quindi la modalità che noi vogliamo utilizzare, andiamo a guardare davanti all'aeroplano e nei due multifunction display si sono mostrati in automatico le pagine relative ai motori. Ok, allora, che cosa succederà? Cliccheremo il tasto start. Vi farò vedere dov'è, è lì nel pannellino. Lo starter ci indicherà che è partito, ci sarà una lucina blu sullo starter e uscirà una scritta verde qua con scritto start, molto visibile perché è proprio verde tutto. Il valore di NH, che è l'HP shaft, quindi l'high pressure shaft, quindi lo stadio del motore con high pressure, arriverà al 10%. Arrivato al 10% andremo a inserire la condition lever e la metteremo su fader. Mettendola su fader vedremo che qua uscirà una freccia, quindi avremo fuel flow. L'aeroplano si accenderà fino ad arrivare a 45 dNH. A 45 dNH si spegnerà in automatico lo starter e avremo pressione all'interno del nostro sistema di olio, ok? Una volta che superiamo quest'altro gradino, andiamo a monitorare che il motore si stabilizzi. Una volta che si stabilizza, andiamo a rimettere il selettore dello start su off. E il motore si è acceso. Ovviamente in fader, ma si è acceso. Una volta fatto questo, adesso poi lo facciamo, quindi lo ripeterò. Una volta fatto questo, andiamo a mettere le condition lever su auto. Il motore quindi avrà più potenza, quindi entrerà, diciamo, nella potenza di ground idle. E inizierà a generare energia anche dal punto di vista idraulico, eccetera, eccetera. Perché il motore in idle genera soltanto corrente continua e bleed. A noi interessa avere un overview completa del motore. Abbiamo bisogno che il motore generi tutto quando dobbiamo accendere l'altro motore. Quindi il motore in auto position entrerà nella potenza di ground idle e quindi genererà corrente continua, corrente alternata, quindi di conseguenza pressione nel sistema idraulico e bleed, ok? Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro, ok? Vi faccio vedere adesso come si accende. Allora, andiamo sull'overhead panel. Come vedete abbiamo appunto inserito l'engine start su starter AB. Lo starter è esattamente questo. Accenderemo prima l'1, ok? Siamo in ground power e clicchiamo su on. Andiamo adesso a guardare la lucina start si è inserita. Attendiamo qua il 10. Abbiamo raggiunto il 10. Fader. Ed eccolo lì che sale. Sale l'oil pressure. A 45 l'oil pressure sarà verde e lo starter è partito. Come vedete si è spento. Si stabilizzerà l'NH più o meno sui 70. Più o meno, perché dipende dalla temperatura esterna, eccetera, eccetera. Eccoci qua. L'NH si è settato, la temperatura si è settata. Ovviamente noi durante un'accensione dobbiamo andare a controllare anche la temperatura, l'ITT, ok? Questa forse è una delle uniche cose che non è proprio esattamente corretta, perché sulla TR tende a salire molto e scendere,
ma tende anche ad essere molto ballerina come temperatura. Quindi raramente arriva al massimo, però tende ad essere molto ballerina. Qua invece è sempre uguale, ok? Quindi probabilmente è una cosa che ancora non hanno simulato. Però comunque l'accensione è assolutamente corretta come nella realtà, ok? Quindi, come vedete, abbiamo pressione, abbiamo l'NH che si trova più o meno su 70 e abbiamo il fuel flow con la lucina verde, ok? Come vedete abbiamo 10, quindi 10 kg all'ora. Torniamo a controllare invece qui e come vedete abbiamo una rotazione 16.7 e abbiamo 5.6 di torque, quindi assolutamente praticamente niente. Ora, una volta che abbiamo acceso il motore, andiamo sull'overhead e mettiamo l'engine start su off. Una volta messo l'engine start su off, andiamo a mettere poi la condition lever su auto. Adesso controlliamo questo pannello e vediamo una low pitch, l'MP che sale. Ed ecco qui che, come vedete, tutti i cast message sono andati via. Questo perché? Perché adesso l'aeroplano sta generando energia, pressione idraulica, eccetera eccetera. E vi faccio vedere dove lo possiamo vedere. Adesso utilizzerò il multifunction display del primo ufficiale. Se voi cliccate in questa zona più o meno, potete cambiare pagina. Ok, si utilizzano i tastini che vi ho fatto vedere sotto. Questa è la pagina della bleed. E come vedete, all'interno della pagina della bleed abbiamo un overview di quella che è la bleed. Il motore 1 in questo momento è acceso, sta fornendo pressione di aria, ovviamente, quindi bleed IPAC, ok? Sta gestendo la temperatura e va nella sua parte di gestione dell'aria condizionata, del bleed, eccetera eccetera. Il motore di sinistra gestisce la parte sinistra, il motore di destra gestisce la parte destra. Ora si è accesa anche l'X-Feed. L'X-Feed, esattamente come per il carburante, è un sistema che permette al pack del motore 1 o viceversa del motore 2 di generare bleed per il motore che non è acceso, oppure per il pack che è spento, oppure per il motore che ha un malfunzionamento o il pack che ha un malfunzionamento. Quindi comunque noi con un motore possiamo generare qualunque tipo di aria condizionata, pressione, eccetera eccetera eccetera. Ok, andiamo avanti nelle pagine, controlliamo che la parte del DC sia corretta, ok? In questo momento abbiamo l'external power, che tra pochissimo l'andiamo a togliere, e andiamo a controllare soprattutto la parte del idraulica barra AC wild. Come vedete, l'AC wild in questo momento del motore 1 sta gestendo l'energia. Attraverso la BTC sta dando energia anche al sistema dell'AC wild del bus 2. Quindi il sistema blu dell'idraulica e il sistema verde dell'idraulica hanno pressione. E quindi, come vedete, è tutto verde. Quindi l'aeroplano in questo momento ha la pressione perfetta per essere operato. Ok? Spero di non andare troppo nello specifico. Nel caso, se ci sono delle cose che non capite, scrivetemelo nei commenti. Lo sapete, sono sempre lì, ve le spiego via testo. Ok? Sono cose complicate, però vi permette, secondo me, di andare a comprendere al meglio l'aeroplano anche quando avete un bug, quando avete un problema, quando succede qualunque cosa, ok? Tipo ieri ero in live e mi si è spento completamente il sistema idraulico, ok? Probabilmente un bug, non lo so, però in qualche modo sono riuscito poi ad aggirare il problema. Ed è anche, secondo me, appagante il fatto di conoscere il proprio aeroplano. È come conoscere una persona, no? È bello quando conosci una persona fino in fondo. Stessa cosa quando volate un aeroplano, è bello conoscere ogni suo singolo segreto, perché sapete al momento giusto come si comporta, cosa vi indica, che cosa farà, e quindi siete pronti a intervenire nel caso in cui quella cosa non la fa. Ok, quindi nel caso quando inseriranno le failure, sarete pronti ad utilizzare l'aeroplano anche in condizioni di failure e vi divertirete 7 volte, perché poi le failure bisogna gestirle ed è bellissimo, soprattutto su questo aereo che ha tutta la parte della gestione delle failure con la checklist integrata, eccetera eccetera. Comunque, andiamo sul sistema di DC e come vedete, come già vi avevo anticipato, dobbiamo togliere l'external power, perché abbiamo acceso il motore 1, adesso gli assistenti di terra, che io chiamo giuspini, tolgono tutto quello che noi abbiamo attaccato e non hanno sotto un motore che sta andando, e l'aeroplano
adesso è alimentato. Quindi, come vedete, non abbiamo più la luce sulla parte del fuel, non abbiamo più la luce sul DC generator e non abbiamo più la luce sull'AC wild. Ok, la stessa cosa che vediamo sotto la possiamo vedere anche qua sopra. Bene, andiamo ad accendere l'altro motore. Quindi abbiamo la manetta su auto, molto bene, l'uno su auto, e andiamo ad accendere l'altro motore. Quindi torniamo sullo starter AB, che è lo stesso che utilizziamo anche per l'altro motore, e mettiamo su start la pompa, cioè lo starter. Abbiamo lo start, quindi annuncio starter on, 10%, inserisco il fader, fuel flow, bisogna annunciare fuel flow, 45, starter off oil pressure. Molto bene. Ed engine stable. Allora, c'è una piccola parentesi che devo fare. La percentuale in cui si mette la manetta su fader cambia a seconda di molti fattori. La temperatura che l'ITT raggiungerà in tot secondi, eccetera, 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 eccetera. Per rendere le cose più semplici, sia per me che per voi, io la metto sempre al 10, ok? Magari poi devo studiarmela ancora questa cosa, perché la devo prendere anche io come una, come un'automazione, ok? Perché non l'ho mai fatto, quindi è abbastanza complicato anche il calcolarla, ok? Quindi magari in un video che farò, dove magari ci facciamo un volo in tranquillità, utilizzeremo quella tecnica e ve la spiegherò bene, ok? Quindi anche quando faccio i video chill, quelli tranquilli in cui facciamo un volo da A a B, magari mi capita di potervi raccontare qualcosa di nuovo che ho scoperto su quel velivolo, ok? Bene, quindi l'aeroplano si è acceso. Ok, avremmo dovuto anche durante l'accensione oltretutto mettere il timer per vedere quanto tempo ci metterà il motore ad accendersi. Io ho questo brutto vizio di non averla presa mai come una cosa automatica, quindi non lo faccio mai. Se volete farlo, comunque la cosa realistica al 100% è mettere anche il timer durante l'accensione. Ora, il motore si è acceso, andiamo a inserire anche il 2 su auto. Low pitch. E va su. Low pitch, la luce low pitch ci indica, appunto, come vi anticipavo l'altra volta, che noi siamo in ground idle. Dal ground idle al flight idle, la power lever controlla il pitch delle pale, quindi non controlla la potenza del motore. La potenza del motore rimane uguale, controlla il pitch delle pale. Controllando il pitch delle pale, lui permette al motore di fare più o meno trazione. E a noi non serve tantissima trazione a terra, ok? Quindi è più semplice controllare il pitch delle pale piuttosto che controllare la potenza del motore. Quindi lui ci indica che siamo in low pitch, perché in questo momento, se noi avessimo questo pitch delle pale, l'aeroplano non potrebbe decollare, perché avrebbe troppa poca trazione, troppa poca potenza. Quindi, il vostro aeroplano, il vostro ATR in questo momento è acceso. Ok, mi dimentico sempre di togliere la ground power. Comunque, tra un'accensione e l'altra dovete togliere la ground power. Comunque, l'ATR è acceso, i motori stanno girando, e prima di pensare al taxi, che includerò in questo video, magari diventerà un pochettino lungo, ma vabbè, andiamo a fare l'accensione in hotel mode. Ok, e ci sono alcune premesse di cui parlare, ma devo tagliare il video perché devo ritornare in Cold and Dark. Arrivo. Ok, ottimo. Come vedete, in questo momento la condizione del nostro aereo è quella che si ha subito dopo l'accensione della batteria. Questo perché noi in questo momento ci troviamo, mettiamo caso, in un aeroporto che non ha la ground power unit. Quindi noi abbiamo bisogno di quella che in un normalissimo aeroplano si utilizzerebbe, la più. Ok, abbiamo bisogno di un aiuto come la più, quindi un utilizzo interno dell'aeroplano. L'ATR si è inventata la hotel mode. Come vi dicevo prima, l'hotel mode ci permette di accendere il motore 2 in fader mode, quindi soltanto nella potenza di fader, con però le pale ferme. Quindi c'è una ganascia idraulica che tiene le pale ferme. Quindi il motore all'interno gira,
ma tutto l'albero che collega l'elica e l'elica non girano. Ok? Cosa dobbiamo fare adesso, quindi? Andare ad accendere il motore 2, ma prima ingaggiare questo propeller brake. Questo si chiama propeller brake. La hotel mode è, diciamo, tutta la tecnica. Lo strumento che utilizzeremo è il propeller brake. Il comando del propeller brake è esattamente sotto l'engine start. Ci sono delle condizioni da mantenere prima di utilizzare il propeller brake. E queste condizioni sono molto semplici e il raggiungimento di queste condizioni ci viene dato dalla ready light. Quindi vedete che c'è una luce verde. La luce verde ci indica che il propeller brake è pronto e tutte le condizioni sono state raggiunte. Sono molto semplici. L'aereo dovrebbe essere a terra, ovviamente. Il gas lock deve essere inserito, quindi il blocco delle... Oddio, scusate. Il blocco delle manette e dei controlli deve essere inserito. Ok, quindi questo ci permette di non superare il flight idle. Ok. Le condition lever del motore 2, ovviamente, devono essere o in fuel shut off oppure in fader. Ok. E un altro requisito deve essere raggiunto. Il fatto di avere pressione idraulica nel sistema blu. Che è esattamente questo. Come vedete, il sistema blu non ha pressione idraulica. Che come facciamo allora? In un normalissimo aeroplano si andrebbe ad accendere l'electrical hydraulic pump. Abbiamo l'electrical hydraulic pump anche qui, che è la pompa idraulica elettrica. Si chiama auxiliary hydraulic pump. Dico sempre fuel, non so perché. La auxiliary fuel pump, auxiliary hydraulic pump, si accende da questo tastino qua. Solo a terra si può utilizzare e rimane accesa per 15 secondi. Quindi mette in pressione il sistema solo per 15 secondi. A noi basta e avanza, ok? Dobbiamo semplicemente schiacciare un tasto e far funzionare una valvola. Quindi noi andiamo a cliccarla. E come vedete, la main battery sta dando energia all'auxiliary hydraulic pump, perché è l'unica parte del sistema idraulico che viene gestito dalla corrente diretta, ok? La direct current, che sarebbe corrente continua. E mette in pressione tutto il sistema blu. In questo momento abbiamo raggiunto i requisiti per il propeller brake. Quindi togliamo questo blocco giallo e nero e mettiamo il propeller brake su on. Come vedete, sentiamo un cast message. Il propeller brake è su blu. Ok, lo riblocco intanto il propeller brake. E possiamo andare a vedere all'interno del nostro... questo è il pannello che sarebbe qua al centro, che controlla i motori, che la scritta propeller brake è in blu. Quindi ora accenderemo il motore, ma l'elica non girerà. Ok? Andiamo a fare quindi la stessa operazione che abbiamo fatto prima per i nostri motori, la facciamo per il motore 2. Ok? Quindi ricominciamo a fare i nostri controlli. Controlliamo però, adesso, dato che ne dobbiamo accendere soltanto uno, delle cose specifiche per il motore 2. Ok? Perché magari non abbiamo bisogno. Abbiamo, da una parte potremmo avere anche le porte aperte. Ok? Quindi controlliamo soltanto che la service door sia chiusa. Ok? I controlli si devono fare. Bisogna disegnare una U sui controlli. Quindi controlliamo che la service door sia chiusa. Accendiamo la fuel pump e controlliamo che la luce ovviamente sia spenta. Andiamo giù e non accenderemo le beacon perché il motore non lo accendiamo con l'elica. Ok? Ma accendiamo le wing light per avvisare le persone a terra che noi stiamo per accendere il motore. Comunque le persone sotto il motore non ci possono stare, anche perché tira fuori gas di scarico. Quindi la parte destra dell'aeroplano non può essere utilizzata. Però da sinistra noi possiamo andare a caricare i passeggeri. Da sinistra la gente può fare quel che vuole, ok? Controlliamo che il propeller brake sia inserito. Andiamo a inserire l'engine start su start AB. Facciamo finta che siamo ovviamente al primo volo della giornata. E andiamo ad accendere il motore 2. Quindi clicchiamo starter on. Luce blu. Andiamo giù. Abbiamo lo start. Sta salendo. 10%. Fader. Monitoriamo. 45. Starter off. Fuel pressure. Abbiamo ovviamente il fuel flow. Eccoci qua. E come vedete, in automatico, perché noi abbiamo fatto la nostra pre-flight, quindi ovviamente, mi sono dimenticato di dirlo, la condizione in cui dobbiamo avere l'overhead è identica in tutte le situazioni. Quindi ogni engine start, con la hotel mode,
o in maniera convenzionale deve essere eseguita con tutto l'overhead nella stessa configurazione. Ok? Dimenticate i windshield oltretutto. Una volta che il motore è acceso, possiamo mettere l'engine start su off. E ora gli schermi si accenderanno, eccoli qua, e basta. Noi abbiamo il DC generator e abbiamo la bleed. La bleed ha l'X feed che si è aperta e quindi dà aria condizionata, dà pressione anche al sistema che dovrebbe controllare il motore 1. E l'aeroplano in questo momento è assolutamente confortevole sia per noi che dobbiamo preparare il volo che per i passeggeri. Ora abbiamo caricato tutti i passeggeri, le porte sono chiuse, dobbiamo andare ad accendere l'altro motore. Come facciamo? Prima cosa, in assoluto, andiamo a far girare il motore di destra, quindi il motore 2, e andiamo a inserirlo su auto. Ok? Apro una piccola parentesi. Voi, questa situazione, da quello che ho capito, la dovete utilizzare anche nel caso in cui si debba fare il pushback. Ovviamente l'aeroplano, se voi lo togliete dal Ground Power Unit, non potete eseguire un pushback normale con i motori spenti. Dovete eseguire il pushback con l'elica ferma, quindi è in sicurezza l'aeroplano, il motore però acceso come se noi avessimo le PU, e così noi possiamo andare ad accendere l'aeroplano nel momento in cui è fuori dal gate, è fuori dallo stand, è fuori dal parcheggio, ok? Quindi, se dovete fare pushback, hotel mode. Se invece dovete fare una self-maneuvering, quindi come abbiamo qua per esempio, che l'aeroplano semplicemente si gira e se ne va dallo stand, dovete accendere tutti e due i motori, ovviamente. Ok? Io adesso sono fermo, non farò pushback, però vi faccio vedere come accendere l'altro motore utilizzando la hotel mode. Quindi, come vi dicevo, andiamo a togliere il propeller brake, ma dobbiamo raggiungere gli stessi requisiti di prima. Quindi, ovviamente, noi abbiamo il gas lock inserito, abbiamo il motore su feeder, ottimo. Però, se noi non abbiamo l'idraulica, la nostra ganascia non si sblocca, quindi il motore non inizia a girare. In teoria, poi in pratica funziona sul simulatore, però è un bug questo. Però, comunque, l'idraulica l'abbiamo bisogno. Quindi, che cosa facciamo? La stessa cosa di prima. Hydraulic pump. Abbiamo pressione, in questo momento ovviamente è generata dal DC bus 2, il motore 2 sta generando energia, quindi l'energia non la prende più dalla batteria, ma lo prende dal DC bus 2. E andiamo quindi a togliere il propeller brake. Andiamo qua sopra, tac, off. Il propeller brake ovviamente è su ready, ci indica che unlock e il motore gira. Controlliamo sia che l'MP, che è la rotazione delle eliche, sia al 16.6, che, e quindi positivo, che visivamente è un po' difficile, andiamo a controllare che il motore giri. Il motore sta girando, siamo assolutamente a posto, l'aeroplano ci piace, siamo pronti ad accendere l'altro motore, lo mettiamo su auto. Sale, low pitch, e attendiamo che si stabilizzi. Una volta che si stabilizza, facciamo la stessa cosa di prima. La rifaccio così lo vedete tante volte, ok? Torniamo sull'overhead panel, andiamo a sistemare l'altro motore, quindi in questo momento abbiamo bisogno dell'altra fuel pump, accendiamo le beacon, il propeller brake è ovviamente su off, mettiamo l'engine start sulla start position e inseriamo la batteria. Scusate, lo starter, perdonatemi. Quindi starter on, fatemi mettere nella posizione giusta, 10, tac, fuel flow. Sale la temperatura, ovviamente bisogna controllare un po' tutti i valori che vadano su. 45, starter off, oil pressure. E il motore acceso. Ok, una volta che il motore è acceso, andiamo, e ovviamente stabile, ok, abbiamo raggiunto il 69.7, andiamo a inserire l'engine start su off. Andiamo a inserire il motore su auto, quindi la condition lever su auto, scusate. E controlliamo che l'MP salga, più dovrebbe raggiungere ovviamente 74.2. Molto bene.
siamo praticamente a 74.2 e quindi il nostro aeroplano è in questo momento acceso. Controlliamo sull'overhead panel che non ci siano altre luci, quindi adesso facciamo l'after start checklist. Ok, ho dimenticato di spegnere queste luci che mi danno fastidio, ok. Eseguiamo l'after start checklist. E l'unica cosa che dobbiamo fare per l'after start checklist è ovviamente controllare ancora che il selettore dell'engine start sia su off. Andiamo a spegnere i ProBit. Molto bene, andiamo a selezionare i flap a 15. Ok, alcune compagnie selezionano i flap a 15 già dopo l'accensione del primo motore, per esempio. Molto bene. Se avete, per esempio, qua si sono spenti gli schermi, ma se vedete che si spengono... Ok, dovete cliccare su questo bright. Non so perché è un bug. Ok, dovete cliccare un po', poi si riaccendono. Bene. E quindi possiamo iniziare a fare il taxi, ok? Che è molto semplice. Per fare il taxi semplicemente andiamo a accendere le taxi lights. Ok? Controlliamo che non ci siano luci. Ovviamente. Controlliamo che l'area terra sia libera. Non lo è, però vabbè, siamo su Flight Simulator, quindi ci sono omini che girano intorno. Il gas lock ovviamente lo teniamo inserito fin quando non entriamo in pista, ok? O fin quando non siamo pronti per entrare in pista. E volendo possiamo fare anche una checklist. Allora, vado a prendere la normal checklist della Before Taxi Checklist. Quindi FWS sono i quelli che io chiamo cast message, e sono abituato sul Garmin. Comunque sono i messaggi di errore. Possiamo fare un recall, ok? Che è il tastino qua dietro, RCL, ok, non abbiamo nessun errore, ok. Copy com hatch closed. Questa è una cosa che io non ho preso l'abitudine di fare, ma in realtà bisognerebbe fare. Come vi dicevo, forse nello scorso tutorial, il sistema di areazione, di venting dell'aeroplano a terra ha quella valvola che si apre, ok. Questa recirculation valve che si apre, che si chiama overboard valve, che va a aspirare l'aria dal motore. Quindi praticamente è il punto in cui l'aria passa attraverso tutti i sistemi per raffreddare per esempio gli strumenti ed esce da lì. Però è una valvola che aspira, una pompa letteralmente, e crea una differenza di pressione all'interno della cabina. Quindi fin quando noi non andiamo ad accendere il motore 1, questo hatch deve essere aperto. Però non sono riusciti a svilupparlo e hanno avuto dei problemi, quindi non si può aprire del tutto. Io non ho ancora preso l'abitudine di farlo, e scusate se ve lo dico soltanto adesso, però in teoria fa parte della checklist. Quindi nel momento in cui voi accendete il motore 1, potete chiudere questo com hatch. Noi non ce ne accorgeremo mai nel simulatore, chiaramente, perché è una cosa fisica che te ne accorgi, non va a cambiare come funzionano i sistemi. Però è una cosa in più che comunque ci sta a fare. Quindi cockpit hatch closed, condition levers sono su auto, anti-icing as required, e probabilmente potremmo avere icing condition mentre saliamo, però per ora no. TRU on check, che è questa qua, è quello che cambia la corrente alternata in corrente continua. Anti-skid test, e questo tastino qua sopra, e lo andiamo a fare. Molto bene. Flaps 1-5. E il nose wheel steering è su 1. Procedura completata. Ok. Qua sopra ci dà ancora le final copy preparation, perché non le ho fatte, quindi io farò semplicemente così e le seleziono tutte. Però la cosa bella è che lui ci dà le checklist a seconda di come è settato l'aeroplano. Per esempio adesso abbiamo la before taxi, perché abbiamo i motori, abbiamo le condition level su auto. In automatico ci dà la before taxi, che è quella che abbiamo appena fatto. Ok. E ora se noi andiamo per esempio a fare il test per il decollo, ci andrà a dare già la checklist per il before takeoff, ok? Quindi andiamo a togliere i freni di parcheggio e andiamo a fare il nostro taxi. Quindi parking brakes off, togliamo i chocks ovviamente, e l'aeroplano si inizierà a muovere da solo. Ci dobbiamo girare, io non so quale sia la direzione, ma mi sto girando sicuramente. Ah no, ok, no, è quella giusta. Possiamo stare anche in idle volendo. Ok. E ci giriamo. Io adesso non so quale sia la pista in uso, perché non ho fatto il briefing, ho semplicemente messo l'aereo qua per accenderlo. Ok, però noi adesso andiamo a fare il taxi. E ci siamo. Io adesso giro di qua, però nel prossimo video sarò l'holding point giusto, ve lo giuro. Ok,
Quindi io direi che per questo tutorial direi che è tutto. Spero che sia stato chiaro. L'accensione è molto semplice, ma appunto ci sono, come avete visto, un pochettino di cose da controllare. Quindi non è poi così tanto semplice, tra virgolette, dal punto di vista dei sistemi. Spero che sia chiaro. Nel caso fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Vi ringrazio di cuore, sto registrando questo video dopo l'uscita dei primi due. Vi ringrazio di cuore per il supporto, davvero. È pazzesco, non me lo aspettavo, chiaramente. Avete superato ogni record di questo canale con i primi video, quindi grazie, grazie, grazie. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel prossimo ci troveremo direttamente all'holding point per la pista per il decollo e faremo ovviamente decollo e salita. In quello dopo faremo discesa e atterraggio, chiaramente. E poi inizieremo magari con qualche video un pochettino più specifico su alcune operazioni particolari. Io vi voglio bene, grazie davvero di tutto. Mi raccomando, fate i bravi. Un bacione. Ciao, ragazzi.